periodo del mio mandato, gli atti criminosi in città sono sensibilmente diminuiti grazie all'opera del capo della polizia e del comandante Lassard. E io mi ritengo onorato, signore, di essere onorato del suo onore, quindi sono molto onorato. La penso allo stesso modo, sì. Sorridete, signori, questa è per la prima pagina. Cheese! Ah, capitano Harris, è stato carino a unirsi a noi. Per carità, signore, dovere. Nessun sindaco si è mai mostrato così deciso contro il crimine. Ah, beh, grazie, capitano. Darò quindi con immenso piacere il mio generoso contributo alla sua rielezione. Un dollarone tutto nuovo. Ma che succede? Ho il parrucchino fuori posto? Noi siamo saliti su questa nave dagli abissi del mare per prendere il vostro denaro e i vostri gioielli. Meglio che tu mi ceda i tuoi averi, perché sono Nettuno, re dei mari, e non avrò pietà di te. Coraggio! Sì, ecco lei. Grazie. E se tu sei il re dei mari, io sono un capitano di polizia, restituisci subito quella cintura! Ehi, hai sentito il mio capo? Metti giù la cintura! Sì, con enorme piacere. Ecco, così va bene. Anche lei si serve da Cedric, signore? Avete visto che cosa succede a chi osa opporsi a Nettuno, re dei mari? Oh, sembra che stia succedendo qualcosa lassù. Potrebbe essere una rapina in corso o una predica del capitano Harris. Andiamo a vedere. Chiamerò dignitosamente aiuto. Aiuto! Ci ha pescati. Allora, dov'è questo Nettuno? Avanti, scoviamolo, marinaio, e poi suoniamo la carica suon di spinaci. L'abbiamo scampata per un'alga. A proposito di alghe. Su, avanti, fatevi sotto, Mostly. Il mitico blu cialì non ha paura di nessuno. Oh no, mi hanno puntato. E adesso? Oh! Oh! Tartaruga ninja alla fuga. Ok, re pesciolino, voglio la tua testa. Prima dovrai togliermi la corona e non ti sarà facile. Però... E non è finita! Avrete presto mie notizie! Arrivederci! Il capitano Harry sta lanciando una nuova moda. Davvero spiritoso, Mahoney. Non sarai così allegro, purtroppo, se non ritroveremo subito il bottino. Quei criminali sono scomparsi senza lasciare tracce di navi, di sottomarini, di bombole, niente. Forse quell'uomo era davvero Nettuno. Forse vuole punirci perché mangiamo i pesci e sporchiamo il mare. Lo dice anche questo libro di favole, Re Nettuno e i mostri del mare. Ascoltate, Re Nettuno era dotato di superpoteri e le bestie degli abissi obbedivano ai suoi ordini. Combacia tutto, Nettuno, i mostri del mare... Poche storie, House! Fosse il re dei mari, l'imperatore delle acciughe o anche il re d'Inghilterra, io lo voglio dietro le sbarre, chiaro? Ho detto chiaro, cervellino! Bene, ora tu e gli altri clown, tuoi compari, andrete subito alla darsena dalla polizia portuale. Ma lo 16! Il professore vi fornirà l'equipaggiamento adatto per questa operazione. Queste scooter a reazione hanno caratteristiche molto interessanti. Raggiungono alte velocità e sono particolarmente adatti alla caccia in superficie. Oh, ma è uno sballo! Faccio subito un giro di prova! Dimenticavo di dire che gli scooter sono predisposti anche per la caccia sottomarina. Non sapevo però che fossero in grado di volare. Beh, adesso lo so. Indietro, lo tiro giù! La blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, precipitevolissime, malmente!
Oh! Posso farlo ancora? Ho chiamato questo gioiellino di tecnica bazooka pallone, capace di sparare gavettoni d'acqua con una precisione millimetrica. Ottimo lavoro, professore. Questo pomeriggio ci sarà un party a bordo dello yacht di L.B. Wurstel, il famoso e ricchissimo armatore. Huckleberry Callahan, sono per voi. Oh, grazie, capitano, ma il mio compleanno è il mese prossimo. Fa parte della vostra attrezzatura, scemo da combattimento! Mi mischierete fra gli invitati del party! Il truppone, invece, resterà in agguato su una nave appoggio della polizia. Da questi fiori telecamera potete seguire tutto quello che succede sullo yacht. L'immagine si comporrà su questi precisissimi monitor. Capito, e quando apparirà Nettuno noi lo colpiremo e lo annienteremo con tutte le armi che abbiamo. Proctor! Lei e suo marito, signora, siete soci dello Yacht Club? Naturalmente, signora Wurstel. Navighiamo da anni senza far mai scalo in alcun porto. Ah, ma davvero? E quale strumentazione di bordo hai adottato, vecchio mio? 2 cannoni, 24 bazooka e 16 elicotteri. Vieni a sorseggiare una tazza di punch, lupo di mare. Caviale, madame. Oh, ti ringrazio, Romeo. E porgi i miei complimenti a Mr. Bard, è uno chef di prim'ordine. Certamente, madame. Grazie, madame. Sei qui, Romeo, vieni, ho bisogno di te in cambusa, urgente bisogno. Cosa c'è, Mr. Bard? Dobbiamo preparare le tartine, svelto. Mettiamoci in contatto con la nave appoggio. Pronto, Mahoney, qui è Tacalbarry. Non ci sono segni di criminali, è il cibo è squisito. Guardate! Dove credete di andare? Non c'è fuga che tenga! Dovrete sottostare al volere di Nettuno, re dei mari! Mahoney è ricomparso! L'abbiamo visto dai monitor, Callahan, non preoccuparti. Vedrai che arriviamo in men che non si dica. Gli bloccheremo la fuga. Ok, passo e chiudo. Si parte! Immersione rapida, pronti via! Grazie per la generosa offerta e scusate se non ci intratteniamo. Eccoli, sono laggiù! Coraggio, ragazzi, dividiamoci. Io e John si inseguiremo il pesce più grosso. Sperirmi non è così facile prendere Nettuno! E adesso dove è andato? L'abbiamo perso in un mare di guai. Sono caduti nella mia trappola. Per un po' di tempo avranno qualcos'altro a cui pensare. E adesso... Dobbiamo dividerci. Scendi, io seguo il mostro blu. Ci sta fracassando le ossa! Chiama soccorso, Jones! Mi occuperò dopo di te. Grazie mille, Hightower. Tu sì che sai come prendere un pesce. Ora potete togliere i costumi, ragazzi. È stata una delle tue migliori interpretazioni, Bard. Oh, grazie, Giulietta. Anche tu sei stata all'altezza.
I respiratori nelle maschere hanno funzionato a dovere anche stavolta. Gli sbirri erano convinti di inseguire dei veri mostri. Oh, a proposito di sbirri, è meglio che esca a farmi vedere. Non vorrei suscitare sospetti nel caso facciano domande e dovrò essere muto come un pesce. Avete ottenuto qualche risultato? Solo un involtino di polipo. Ehi, ma dov'è House? Ehi, ben arrivato, House. Chi è il tuo nuovo amico? Si chiama Porky. Penso che abbia perduto la mamma. Lo aiuteremo più tardi a ritrovarla. Ora abbiamo un party da organizzare. Party? Che party? Quello che Tackleberry terrà sul suo meraviglioso yacht. Nel mio che cosa? Ho sentito bene? Qualcuno organizza un party? Sì, mio marito Tuck. Gradiremmo la sua collaborazione. Ci è stata caldamente raccomandata. Cosa dire, madame? Preparo cibi da lei. Ehi, Maoni, ma io non possiedo uno yacht. Non preoccuparti, presto ne avrai uno. Capitano, abbiamo bisogno di un'esca per catturare un pesciolino. Bene, e quale sarebbe questa esca? Uno yacht, signore. Per organizzarci un party, giusto? Giusto, signore. Pensi che sia un rincitrullito? Sì, signore. Sì? Ebbene, tu sei il più rincitrullito. No, signore, non lei. Lei è intelligentissima. Sì, signore, certamente, signore. Tutto bene, signore. Tutto male. Era il capo della polizia che mi ricordava che ho 24 ore per risolvere il caso, altrimenti dovrò... Ma allora è il suo giorno fortunato. Ci dia lo yacht e noi risolveremo il caso per lei. E nell'eventualità dovessimo fallire, rassegneremo le dimissioni. Più di così non potevi fare. Per $200 al giorno di noleggio, no. Oh, ma è bellissimo. E soprattutto è grande. Grande e bellissimo, proprio come me. Sei sicuro di saperlo guidare, un vascello? Ma certo, Maoni. Lo faccio tutti i giorni. D'accordo, allora tu sarai il nostro comandante in prima. Johnson, tu e Switchak, completerete l'equipaggio. Dobbiamo farcela ad ogni costo. Ne va della nostra carriera di poliziotti. Come vorrei che non avessi promesso le nostre dimissioni, Maoni. Rema! Rema! Rema, Switchak! Rema, se non vuoi assaggiare la mia frusta. Meno male che il professore ha ideato questo congegno e non saremmo mai usciti dal porto altrimenti. Esco a vedere se ci sono tracce di sua pescosità. Devo dire, vecchio mio, che hai avuto un'idea grandiosa a scegliere questo vecchio vascello per organizzare il tuo party. Quanti nodi gli fai fare? Quanti nodi? Semplice. Tre. Uno nel papillon e due nelle stringhe. Barra tutta a bordo o ammaina la vela di trinchetto? Ecco, innestato il pilota automatico. E ora vediamo di fare un piccolo spuntino. Il mio piatto preferito, pollo arrosto. Che parti, fiacco, non siete d'accordo, amici? Siamo d'accordo, è il caso di ravvivarlo un po'. Cosa è stato? Proveniva dal ripostiglio. Guarda, guarda che abbiamo qui un simpatico curiosone. Aiutate questo bravo uomo ad uscire, ragazzi, e poi buttatelo a mare, farà buona compagnia ai pesci. Non potremmo parlarne con calma? Io adoro i vostri costumi, davvero. Uno, 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 due, uno, tre, Ritiro i complimenti, i vostri costumi fanno schifo. Porky, sono felice di rivederti, vacci piano. Barra dritta. Occupatevi voi di loro, Giulietta e io abbiamo diversi polli da spennare. Fiocinateli. Questo vi toglierà un po' di vento in poppa. Hai ripreso tutto, Maoni? Sì, Kanan. Il primo pesce è caduto nella rete. Noi ci occuperemo degli altri. Agli scooter, ragazzi! Ti è piaciuto lo scherzetto, marinaio? No, ma ancora meno piacerà a te il nostro! Rabbrividite, pesci surgelati, vi ho scoperti!
Ops, ho lasciato il bazooka sulla nave appoggio. Penso che questo sia il momento giusto per battere in ritirata. Ah, ma che succede lassù? Provate a liberarvi se ci riuscite. Spero che sappiate nuotare perché presto cadremo in acqua! Aitawa, continua così, potrei innamorarmi di te. Questa è stata una delle migliori interpretazioni della mia carriera. Meglio così, perché sarà anche l'ultima. Lo dici tu, sbirro, basta, sono stanco di loro, intrappolateli, ragazzi. Abbiamo finito le reti, capo. Vabbè, allora, in tal caso, via! Aspettate, vengo anch'io, mi tuffo! Guerra vogliono e guerra avranno, vai! E ora montiamo la panna. Presto, da questa parte! Bene, vado. Finirete al fresco come si conviene ad ogni vero pesciolino. Posso fuggire sott'acqua senza maschera? Non riuscirei più a respirare! Più veloci della luce! Salve, ragazzi! Mi siete mancati! Segui quello scooter! Tenete le munizioni! Vi seguo con la nave a... Come facevano a sfuggirci? Dobbiamo trovare il pulsante che aziona l'apertura. Dove sarà, Zed? Qui, a Pichigigamo! Andiamo, troveremo Nettuno seguendo le impronte delle pinne. Eccolo, fuggirà con il bottino, catturiamolo! No, aspetta, forse è un'idea migliore. Prepararsi al fuoco! Caricamento rapido! Sei in padella, pesciolino! Sorpresa! Sei in trappola! Arrenditi, Mr. Bard, ormai sei circondato! Avranno mai, mi dispiace per loro, ma ho molti yacht da svaligiare. È fatta, sono libero! Così imparano a scherzare con il possente Nettuno, re dei mari, imperatore dei pesci e... Fermate l'orca! Voglio scendere! Grazie dell'aiuto, mamma di porchi! Non è questo il modo di trattare il re dei mari! È stato tutto merito mio! Ho orchestrato personalmente la cattura di quei manigoldi! So con la vita! Abbiamo sgominato una banda di ladri! Lo so, Mahoney! E sono anche felice per Porky, ma... ne sento la mancanza! Guarda, ti sta salutando! Addio, Porky! Addio! House, perdonami, ma per governare una nave non è importante tenere saldamente il timone! Non avevi detto che navighi ogni giorno? Sì, è vero! Governo un'intera flotta ogni giorno, nella vasca da bagno! Sorrida, questa è per la prima pagina!